stato di agitazione per i lavoratori ALPA, l'Agenzia di Lavoro Portuale a Livorno. Siamo davanti alla sede dell'Autorità di Sistema Portuale. Perché siete qua? Quali le vostre richieste? È stato richiesto anche un incontro con i vertici dell'Autorità Portuale. Siamo con Giacomo Pupi, RS ULP. Noi siamo qui stamani perché da un paio di mesi stiamo vivendo una situazione di grave crisi aziendale. Abbiamo visto negli ultimi mesi calare drasticamente i turni, creando questo anche proprio un problema a livello di sociale, perché noi quando non lavoriamo riceviamo un mancato avviamento da parte dell'INPS e quindi ricadiamo direttamente sulla collettività. I turni sono franati da 1800 del periodo estivo a circa 600 di inizio a turno e per ora siamo ancora attestati su queste cifre. E stamani siamo qua in attesa di parlare con il presidente o segretario generale dell'autorità portuale per avere spiegazioni e per avere sostanzialmente anche un intervento deciso sulle regole che gestiscono il mercato del lavoro portuale. Tra l'altro regole molto chiare che appunto dovrebbero sistemare, insomma disciplinare un settore difficile, appunto un settore praticamente delicato per il lavoro in porto. Sì, allora il mercato del lavoro, il porto è un mercato regolato da una legge 84-94 che oltre a regolare le concessioni regola anche il mercato del lavoro. In porto c'è un intreccio di soggetti che se non sono ben definiti e ben parallineati nelle loro linee guida, praticamente succede che i soggetti si mischiano e si crea delle sovrapposizioni di manodopera che sono nocive prima di tutto per i lavoratori ma anche per lo stesso porto di Livorno.